Buon pomeriggio da Cagliari, benvenuti ai campionati italiani Under 23, la prima delle quattro giornate di gara di questo weekend sardo che assegna i primi titoli italiani della stagione 2021-2022. La prima gara che arriva in fondo, che arriva al tabellone delle semifinali, è quella di spada maschile. E allora, dalla voce di Giacomo Di Giulio, andiamo a conoscere i protagonisti di queste semifinali, i quattro semifinalisti della spada maschile, campionato italiano Under 23, Cagliari 2021. Cerimonia di presentazione dei campionati italiani Under 23 di spada maschile. Hanno raggiunto le fasi finali Davide Di Veroli, Fiamme Oro Roma. Simone Mencarelli, Fiamme Oro Roma. Filippo Armaleo, Fiamme Azzurre. Giulio Gaetani, Accademia Marchesa Scherma Torino. La prima semifinale sarà arbitrata dal signor Luca Chiai. Arbitro della seconda semifinale la signora Mariangela Busi. Arbitrerà la finale il signor Carlo Avallone. Coadiuvati al video dal signor Marco Proietti Mosca. Adesso possiamo iniziare con le semifinali. I quattro protagonisti della fase conclusiva delle due semifinali della spada maschile Under 23, li ha presentati Giacomo Di Giulio prima delle due semifinali. La prima contrapporrà Davide Di Veroli, Fiamme Oro Roma, a Simone Mencarelli, stessa società, stesso gruppo sportivo d'appartenenza, Fiamme Oro Roma. A seguire, nella seconda semifinale, si affronteranno Giulio Gaetani dell'Accademia Scherma Marchesa Torino e Filippo Armaleo del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre. Primo match sta per cominciare. Sulla vostra sinistra troverete Davide Di Veroli, inquadrato in questo momento da Corrado Terranova in regia, c'è Simone Mencarelli, torinese, anche lui come Di Veroli, portacolori del gruppo sportivo della Polizia di Stato, Fiamme Oro. Arbitro Luca Chiai, che effettua le operazioni di prova del peso della spada e poi dello spessimetro. Arriva in fondo la prima gara di giornata. Partecipanti erano ben 191 alla competizione di spada maschile, che ha preso il via alle 9.30 del mattino qui nelle tre strutture adiacenti che ospitano il campionato italiano Under 23 di Cagliari, la fase a girone, poi i primi turni di eliminazione diretta nelle palestre A e B del CONI e poi qui al Palasport la fase conclusiva, le semifinali che cominciano adesso con Davide Di Veroli alla vostra sinistra, Simone Mencarelli alla vostra destra. Derby in casa, Fiamme Oro, prima semifinale, la gara che assegna il primo titolo della stagione 2021-2022, tricolori Under 23, categoria che rappresenta un po' la cerniera tra i giovani, gli Under 20 e il livello assoluto. Molti di questi ragazzi sono già protagonisti da tempo del palcoscenico degli assoluti, che ovviamente, ma ovviamente possono per anagrafe disputare anche la categoria Under 23 che quest'anno ha proposto, soprattutto in queste prime due competizioni di giornata, spada maschile e spada femminile, che vi racconteremo più avanti. Un tabellone di grandissimo interesse per la qualità degli atleti partecipanti, per i nomi che molti già conoscono, per risultati raggiunti in campo sia nazionale che internazionale. Comincia il match con una lunga fase di studio che sfocia in un minuto senza stoccate, significa cartellino giallo per non combattività, per passività a entrambi gli atleti. Avvertimento che sarà ereditato ovviamente nel corso del match per entrambi. Cartellino giallo diverso da sanzione che viene invece applicata per altri tipi di infrazioni, motivo per cui non viene segnato sul tabellone.
Davide Di Veroli contro Simone Mencarelli, prima semifinale. Non c'è stata ancora la prima stoccata tra questi due atleti che si conoscono ovviamente benissimo, oltre a essere portacolori dello stesso gruppo sportivo, quello delle Fiamme Oro. Assegno adesso la prima stoccata del match è di Davide Di Veroli, 1-0 vantaggio per l'atleta romano. Allievo del maestro ferrarese, nato nel vivaio della società Giulio Verne di Roma. Subita la prima stoccata del match, prova a prendere l'iniziativa Mencarelli, guadagnando pedana, avvicinandosi al suo avversario, provando a spingerlo. 34 secondi al termine della prima delle tre frazioni, tre frazioni da 3 minuti, si arriva a 15 stoccate e in palio c'è un posto nella finale, per la finale che assegnerà il titolo italiano di spada maschile. A seguire, come detto, vedremo la seconda semifinale che contrapporrà Giulio Gaetani, Accademia Scherma Marchesa Torino, a Filippo Armaleo delle Fiamme Azzurre. Intanto arriva la seconda stoccata di Di Veroli, che viene assegnata e confermata adesso dall'arbitro dopo la prova del materiale da parte di Mencarelli. 13 secondi alla prima pausa, che probabilmente scorreranno via così, con i due atleti che chiudono così la prima frazione. Immagini sono su Simone Mencarelli, classe 2003, di 2 anni più giovane di Davide Di Veroli, che invece è un classe 2001. Nel mentre è in corso anche la fase conclusiva, il tabellone di quarti di finale della gara di spada femminile. Andiamo a vedere allora il tabellone femminile per scoprire anche chi sono, meglio, chi potrebbero essere le protagoniste delle semifinali femminili. Nella parte alta del tabellone, testa di serie numero 1 dopo la fase gironi, c'è Federica Isola, aeronautica militare, che affronta nei quarti di finale Elena Ferracutti, ternana, circolo della scherma Terni. Sara Maria Kowalczyk, gruppo sportivo Esercito, affronta invece la torinese della Marchesa Chiara De Piccoli. Ancora Edira Mertens contro Marzia Cena e poi Beatrice Cagnin contro Lucrezia Paoli, tabellone femminile su cui ci concentreremo di qui a poco. Intanto spada maschile, seconda frazione della prima semifinale tra Di Veroli e Mencarelli, 2-0 il parziale in favore del romano, che ha condotto con grande equilibrio tattico la prima fase del match. Comincia adesso la seconda con un'altra stoccata in attacco di Di Veroli, 3-0 per lo spadista romano, che è stato tra i 12 protagonisti della spedizione italiana nella prima gara di Coppa del Mondo Assoluti della stagione a Berna, dove l'Italia ha portato sul podio Andrea Santarelli, terzo classificato nella prima prova stagionale. Ancora una stoccata di Davide Di Veroli, bravo ad attendere l'attacco dell'avversario e a colpirlo poi in parata e risposta. Inizio difficile per Mencarelli, figlio d'arte, papà maestro, atleta che si è fatto valere moltissimo fin dalle categorie giovanili. Anche questa di fatto è ancora una categoria giovanile, l'Under 23. Contrappone in questa semifinale due tra i migliori prodotti della spada italiana degli ultimi anni. Prova ad accelerare adesso Mencarelli, consapevole che il vantaggio di livello è già importante, diventa ancora un pochino più largo adesso con la stoccata numero 5 dell'assalto del mancino romano.
5-0 di Verona. Dicevo, prima delle quattro giornate di gare di questi campionati italiani Under 23 Cagliari 2021, domani ci sarà il debutto delle gare a squadre miste, competizione ovviamente di spada, squadre miste che, stando al roster dei partecipanti, hanno riscosso un notevole successo, gara che si preannuncia particolarmente divertente, uomini e donne insieme a formare una squadra in staffetta. Alle 40 stoccate, stoccata intanto di Mencarelli, la prima del match per lo spadista piemontese, 5-1, quando manca un minuto e 5 secondi al termine della seconda delle tre frazioni. Match per il momento in controllo per Di Verodi, ma tra due spadisti, dicevamo prima, di grande valore, tutto è sempre possibile. 45 secondi, pian piano Mencarelli prova a spingere Di Verodi sul fondo della sua pedana. Arriva il colpo di Mencarelli a segno, 5-2. Si riporta a meno 3. Mencarelli, quando mancano adesso 20 secondi alla pausa. Nel rispettivo percorso di gara, ripartendo dal tabellone dei 16, quindi dagli ottavi di finale, Di Verodi ha superato col punteggio di 15-10 Giacomo Gazzaniga, mentre nello stesso turno Simone Mencarelli ha avuto ragione col punteggio di 15-6 di Giampaolo Buzzacchino, in un'altra sfida tutta fiamme oro. Nei quarti di finale invece Mencarelli ha superato Giorgio Guerriero per 15-11 e Di Verodi ha invece battuto Andrea Ursini, il club scherma Roma, per 15-13. Minuto di pausa, ultimo intervallo, poi si andrà ai 3 minuti conclusivi decisivi di questa semifinale. Per ora sul 5-2, punteggio basso, match molto tattico, ma che Di Verodi sta provando a controllare dopo aver portato alla sua un po' di stoccata di vantaggio. Le ultime due sono state invece di Mencarelli. Sullo sfondo vedete anche il video, suggestivo video realizzato dal comitato organizzatore di questa manifestazione, l'Accademia Athos di Cagliari, che ha accompagnato la marcia d'avvicinamento a questi tricolori Under 23 con un minuto di clip che fa vivere un po' la scherma negli angoli più suggestivi del capoluogo della Sardegna, sede di questa gara e anche di tanti importanti eventi collaterali. Uno che ci piace citare questo frangente si è consumato questa mattina, anche del pomeriggio, il progetto Nastro Rosa, che ha fatto della scherma una disciplina terapeutica a sostegno, in aiuto delle donne che sono in cura per tumori al seno. Progetto di grandissimo spessore scientifico, umano e sociale, in cui la Federazione Italiana Scherma ha giocato un ruolo importante. Torniamo però in pedana, gli ultimi 3 minuti di questa semifinale che vede Mencarelli un passettino alla volta avvicinarsi al suo avversario. 5-3 adesso, dopo questa stoccata portata in attacco da Simone Mencarelli. Di Verodi ha provato ad accelerare un po' il ritmo, ha subito 3 stoccate consecutive dopo aver cominciato il match in netto vantaggio. A segno adesso Davide Di Verodi, si riporta a più 3, 6-3 il vantaggio
per Di Verudi, che prova a partire a centromedana, non gli va bene la prima, mette la rimessa nel mentre indietreggia e porta a 4 le stoccate di vantaggio. 7-3 per Di Verudi. Spinge Vencarelli a fondo pedale il suo avversario, alla fine il colpo è doppio, non c'è cambio nel gap, la stoccata a testa resta a più 4 di Verudi, 8-4 adesso il punteggio, quando mancano 2 minuti e 4 secondi al termine di questa semifinale. Seguirà la sfida della parte bassa del tabellone, il match tra Filippo Armaleo e Giulio Gaetani, ma sarà storia di tra qualche minuto. Adesso il finale di questo assalto, che prevedibilmente si accenderà molto in questi ultimi secondi. 1.40 alla fine. È sotto di 4, adesso di 5 Vencarelli, che non riesce a portare a segno questo attacco. Bravo Di Verudi a colpire in contrattacco per il 9-4. Dovrà spingere, accelerare tanto ora Vencarelli se vuole riprendere l'assalto che pian piano stava riportando in equilibrio. È arrivato fino al 5-3, poi Di Verudi ha accelerato di nuovo. 9-4. Arbitro di questa prima semifinale Luca Chiei, arbitro internazionale di lunghissimo corso, tra i più apprezzati il panorama internazionale. Spinge Vencarelli, non va il suo attacco, dentro il contrattacco di Di Verudi, 10-4, più 6 adesso. A 1 minuto e 18 dal termine di questa prima semifinale. Colpo doppio che fa tutto il gioco di chi conduce il punteggio, Di Verudi in questo caso, che si avvicina al traguardo, più 6, ma Vencarelli tirerà senz'altro quest'ultimo minuto al massimo, provando una rimonta difficile. Ora pronto a partire sull'avanzata del suo avversario Di Verudi, è il punto numero 12 del suo match, 12-5 per il romano, ultimo minuto che inizia adesso, a 3 stoccate dal traguardo della finale Di Verudi. A segno Vencarelli, tacco dentro, meno 6 a 37 secondi dalla fine del tempo della terza e ultima frazione. Bravo Vencarelli a trovare la parata risposta, e ancora più bravo nel dire all'arbitro che è stato lui a colpirsi da solo. Scena di grandissimo fair play da parte dei due portacolori della Polizia di Stato, da parte nel caso specifico di Vencarelli, che accusa una stoccata che poteva essergli assegnata. I ringraziamenti per questa sportività da parte del suo avversario Davide Di Verudi. Molto bella questa scena. La rimessa di Di Verudi arriva dopo l'altro, dopo che due schermitori erano stati in contatto. 17 secondi, non c'è più tempo per Vencarelli per cercare una rimonta ormai quasi impossibile. A 8 secondi e 42 centesimi arriva anche la stoccata numero 13 di Di Verudi, che si prepara a essere il primo finalista di questo campionato italiano Under 23. Sistema la lama per
quella che potrebbe essere l'ultima stoccata dell'assalto. 8 secondi, 13-6 è il punteggio con cui Davide Di Veroli accede alla finale del campionato italiano Under 23 per la spada maschile individuale. Gli applausi del pubblico che c'è alle nostre spalle, che assiste grazie alla ampia struttura che ospita queste finali a Cagliari.